Ci troviamo nel Parco dei Principi di Roccella Ionica, diciamo un po' liberi tutti dopo la stretta del Covid, si riparte con la stagione, si riparte anche con i banchetti nunziali e non solo. E andiamo a conoscere Alessandro Cardarelli, che è il nuovo chef, appena arrivato dalla capitale. Buon pomeriggio a tutti, sì, appena arrivato dalla capitale, trapiantato in una splendida regione e cominciamo a prendere un po' di manualità con tanti prodotti del territorio, perché ce ne sono veramente tanti e cerchiamo di valorizzarli nel miglior modo possibile. Intanto Alessandro, conosciamoti meglio, tu hai un'esperienza non solo in cucina ma anche davanti alle telecamere, me lo dicevi prima di iniziare questa intervista, perché sei solito ad operare il mezzo audiovisivo. Sì, esattamente, mi occupo di consulenza e formazione per una serie di aziende ormai da tanti anni, quindi insomma è abbastanza consolidato il rapporto con riprese, video o corsi amatoriali o professionali, quindi insomma sì. Ecco, ora avrei a che fare con la cucina del territorio, che mi pare che rappresenta per te come per tanti altri un fiore all'occhiello, nel senso i prodotti del territorio, chilometro zero e anche di stagione. Assolutamente sì, credo che in un territorio come il nostro a livello nazionale, in più chiaramente a livello regionale, il poter valorizzare il prodotto del territorio addirittura a chilometro zero con una varietà come quella che abbiamo per esempio qui è assolutamente fondamentale, perché ci dà la possibilità veramente di spaziare nel mondo della cucina con l'eccellenza dell'enogastronomia da poter trattare in modo semplicissimo ottenendo dei grandissimi piatti. Andiamo a proporre il primo piatto ai nostri telespettatori, così consigliamo anche se riescono a farlo a casa, no? Assolutamente, nulla di complicato. Abbiamo dei bocconcini di pesce spada su una crema di peperoncini ovviamente locali. Abbiamo realizzato una crema di peperoncino, abbiamo dei bocconcini di spada che sono stati semplicemente scottati, che serviremo con un'insalata mista di cavolo cappuccio come prima presentazione. Dopodiché andremo ad impiattare un trancio di tonno in crosta di pistacchio, servito e accompagnato con una marmellata di cipolle rosse, della granella di pistacchio tostato e dei fiori eduli e un pesto chiaramente artigianale. Allora, cominciamo con il primo piatto, facciamo... Allora, prego. Cominciamo mettendo una base della nostra crema di peperoncino. Bellissima a vedersi. Sul centro del piatto. Non sembra aggressiva. No, non lo è, lo dice uno che nonostante tutto non ha un grado di tolleranza alto, bravissimo, esattamente. Com'è fatta questa crema di peperoncino? La crema di peperoncino è fatta praticamente partendo da una base come se dovessimo realizzare una marmellata e quindi cuociamo il nostro peperoncino, vedete, in fondo è una salsa quasi lucida a specchio, lo cuociamo mandandolo con dello zucchero e dell'acqua fino a quando non è completamente... Quindi è dolce? Quindi è dolce, la crema di base è dolce, tende a smorzare il contrasto molto forte del peperoncino. Cosa vado a fare? Vado a posizionare i nostri bocconcini. Questi sono bocconcini di pesce spada, come sono fatti? Semplicemente scottati in padella con un filo d'olio e un po' di sale, niente di più semplice. Quindi ora il gusto aggiuntivo glielo stiamo dando ora, al momento in cui lo misceliamo con questa... Assolutamente sì, non facciamo altro che aggiungere, ovviamente in cucina è fondamentale l'uso delle mani, quindi sono costretto a fare in questo modo qui. Questa è insalata semplice. Insalata di cavolo cappuccio, anche questa semplicissima, il cappuccio è tagliato fresco a mano, condito semplicemente con olio e sale. Tendiamo solo a cercare di valorizzare il sapore originario dei nostri prodotti, senza dover alterare né con cotture molto prolungate né con accostamenti di sapore molto forti. Quindi questo è il nostro primo piatto. Assolutamente, ci manca semplicemente... Che cos'è la granella di fiore? Sono semplicemente dei fiori essiccati, fiori eduli chiaramente commestibili, che sono lasciati asciugare. E abbiamo presentato il nostro primo piatto. Semplice, come vedete, è sicuramente gustoso, lo capiremo dopo. Passiamo al secondo piatto. Passiamo invece al filetto di tonno che abbiamo scottato con una granella di pistacchio in un padella antiaderente con un filo d'olio
non facciamo altro che tagliare in questo modo qui il nostro tonno, come si dice in gergo, scaloppare, quindi presentarlo con la cottura, vedete? È importante. Cottura esterna, esattamente, cottura esterna e morbido al cuore, perché altrimenti il tonno rischia di risultare stoppaccioso al palato. E ora gli aggiungiamo che cosa? Perché adesso lo sistemiamo sul piatto in modo che possa essere visibile il contrasto tra l'esterno, vedete? Quindi sfalsato. Esattamente, fra l'esterno e l'interno, in questo modo qui. Non facciamo altro che sistemare la nostra marmellata di cipolle rosse. Questa è una granella di pistacchio tostato. Quindi è un pesto questo, classico. Un pesto classico di pistacchio che mi serve per andare a contrastare. E ora i famosi fiori essiccati. Da casa certamente non possono provarlo, ma... No, si trovano anche regolarmente in commercio nella grande distribuzione, quindi non stiamo facendo nulla che non sia assolutamente replicabile da chiunque ci stia guardando, quindi anzi... Possono provare a farlo? Assolutamente, assolutamente. Per chi invece volesse gustarlo, Parco dei Principi, Roccella Ionica, riparte la stagione e riparte con Alessandro, il nuovo chef, arrivato... E tutta la brigata di cucina. E tutta la brigata di cucina.